chiaro che qualsiasi situazione, per ovvi motivi, deve andare dalla prossima stagione, ci manca solo questo perché appunto sarebbe sbagliato. In giunta diverse persone hanno fatto una riflessione che la vicenda Juventus, per come si è conclusa, è sicuramente la dimostrazione che la giustizia sportiva ha funzionato, a fronte, diciamo, anche di una collaborazione poi con la politica, la giustizia ordinaria, a fronte di quelle segnalazioni. Noi stiamo predisponendo un documento, di fatto è già pronto, però non era corretto adesso, fino al 30 di giugno, affrontarlo, su cui, cosa molto complicata, cercheremo di accelerare il più possibile alcuni tempi che non sono tempi morti, sono tempi che servono ai ricorrenti perché va tutelata il diritto alla difesa da parte di chi, chiamiamolo, è sottoposto a una sanzione, a un'imputazione, e all'altra a quelle persone che poi devono valutare sia la sanzione sia il ricorso alla sanzione. Tutto questo va accelerato. È chiaro che se tu c'hai un provvedimento che arriva a gennaio, salvo casi particolari, il problema non esiste. È chiaro che se il provvedimento arriva il 27 di maggio, insomma, la situazione deve essere affrontata. Se voi parlate con qualsiasi avvocato che difende una società che ha dei punti di penalizzazione, estromissione dal campionato o cose del genere, e quello ti dice: ma non può che essere questo il tempo, però nel frattempo, anche se l'avvocato è il vostro migliore amico, voi ci andate a cena, lui ti dice questo, state tranquilli che buona parte di voi scriveranno sul giornale: ma è incredibile, non è accettabile che questi sono i tempi, però questa è la realtà. Bisognerebbe avere tutte le fasi istruttorie completate con grande anticipo, salvo che alcuni fatti, magari, a cominciare da alcuni aspetti che poi dalla giustizia ordinaria sono emersi, avvengono a ridosso da quello che è, diciamo, il processo sportivo.